e Spal. Questo è l'11 con il quale comincia il match l'Udinese. Optano per il 4-3-3 con due esterni d'attacco defilati, pronti a sfruttare gli spazi creati dalla punta. Modulo interessante, spregiudicato quanto basta, dovrebbe regalarci parecchi gol e emozioni. O almeno è quello che ci si augura. Con l'aiuto della grafica, ecco la formazione della Spal. La scelta dell'allenatore è ricaduta sul 3-5-2, modulo che dovrebbe dare ampie garanzie. Sì, la penso anch'io così, Pierluigi. L'Udinese, squadra il cui obiettivo oggi è certamente quello di migliorare il match precedente, viene da un pareggio interno contro la Samp. Sono reduci da un pareggio per 2-2 e ho l'impressione che dovranno accontentarsi di un punto anche oggi. Stefano, cosa pensi della partita dei padroni di casa? Puntano decisamente ad andare in UEFA Europa League, lo hanno ampiamente dimostrato nelle prime uscite, ora però dovranno essere bravi a non montarsi la testa e a tenere i piedi per terra se vogliono raggiungere l'obiettivo. Malquit, occhio, cerca l'area di rigore. Al-Sharani può far partire il cross, vuole il secondo palo qui. Bravo qui il difensore che spazza via. Occhio alla botta, una vera e propria bordata. Il portiere non poteva farci nulla. Forse è rimasto un po' sorpreso, vista la distanza. È un gol fantastico, praticamente ha tirato da casa sua. E non ci ha pensato due volte per tirare da quella distanza. Ha scaricato in rete una bordata micidiale. Con questo gol ha dimostrato di saper colpire anche da lontano missile che il portiere non ha visto nemmeno partire. Ed ecco dunque arrivato il primo gol dell'incontro, 1-0. Ivan Ramis, Alabet, difende bene il pallone. Kurtic, palla persa. Recupera palla intercettando bene il pallone. C'è l'intervento del difensore che spedisce il pallone in out. Fares. Buon recupero del pallone, possono ripartire. Kurtic cerca il buco nella difesa avversaria. Occhio al movimento dei compagni. Palla che torna nuovamente in possesso degli avversari. Bravo qui il difensore che legge bene questo pallone. Viene pressato. Guidetti. Alabet. Occhio al suo movimento. Sbaglia qui il passaggio, pallone in fallo laterale. Alabet. Guadagnano la rimessa laterale. Ivan Ramis. Chambers. Guidetti. Guidetti, occasione importante per pareggiare. Non sono andati troppo lontano qui dal gol del pari. No, assolutamente. La palla è uscita di pochissimo. Sembrava già dentro da qui. Occhio a questo lancio. Grande giocata. E c'è la conclusione.
pulisce la tre quarti evitando guai peggiori. Rimessa laterale da posizione avanzata. Malquips cerca il sostegno dei compagni. Attento qui il difensore che allontana. Fuori, sarà fallo laterale. C'è il tiro dalla distanza. Conclusione potente e basta. Mira sballata e pallone che si è perso sul fondo. La sua parziale giustificazione, va detto che era molto distante dalla porta. Non ci ha fatto comunque un figurone, ecco. Fares. Chambers. Kurtic. Occhio all'intervento del direttore di gara. E viene dunque ammonito. La decisione dell'arbitro non sorprende nessuno. Evidente. Attenta qui la difesa. Palla allontanata. Borini. Può avanzare. Buono l'anticipo del difensore. C'è il pressing sul portatore di palla. Alabet. Perdono il possesso del pallone. Tomovic. Chambers. Interrompe bene l'azione intercettando il lancio. Ha spazio per avanzare. È in posizione da cross. La traiettoria verso il centro. Intervento del difensore che spazza. Ripartono in campo aperto. Ci saranno da recuperare 2 minuti. Alabet. C'è spazio per andare. Cercano di aprire la difesa avversaria. Prova a calciare. Palla in out, sarà corner. Pallone in mezzo. Kurtic! La deviazione del portiere sopra la traversa. Occhio al corner. Sono di nuovo in parità grazie a questa rete. Non mollano, non ci stanno a perdere. Continuano a lottare su ogni pallone. Hanno segnato sfruttando al meglio però le lacune della difesa avversaria, davvero troppo timida. Questo è un gol spettacolare, mi piacciono molto. I gol di testa, grande precisione, grande stacco, grande tempismo. Hanno pareggiato dunque 1-1. E l'arbitro dice che può bastare dopo i primi 45, parità 1-1. Comincia il secondo tempo col possesso per la spalla. Kurtic. Intervento tempestivo del difensore che intercetta il passaggio. A metri davanti a sé, attenzione. Non è solo. Cerca il secondo palo. Tiro respinto, ma la palla è ancora in gioco. La difesa la meglio e allontana il pallone. Provano con il pressing. Palla che termina in out, sarà fallo laterale. Ivan Ramis ha disputato una buona prova nei primi 45, certamente fra i migliori. Ha mandato in frantumi le speranze degli avversari di chiudere il primo tempo in vantaggio con un gol nei minuti finali. Una mazzata che potrebbe cambiare le sorti. Occhio a questo lancio. La mette in mezzo. Spazzano via il pallone. Kurtic. Chambers. Occhio al traversone. Palla che è rimbalzata sul corpo del difensore. Si ripartirà con un calcio d'angolo. C'è il cambio in arrivo. Calcio d'angolo battuto, palla in mezzo. Senza problemi, portiere sulla traiettoria.
campionato di calcio A, protagonista della prossima partita. L'Udinese di scena fuori casa affronterà l'Atalanta. Non vedo l'ora, Pierluigi, di raccontare il match in diretta per i nostri telespettatori. Borini. Borini! Il difensore è un muro su questo tiro. C'era solo la potenza in questo tiro, mira completamente sballata. Ci ha provato, dai! Capita di sbagliare, l'ha colpita però davvero male, eh? EA Sports vi offre la prossima gara in trasferta di questa formazione impegnata nel campionato di A. Kurtic. E c'è un cambio in arrivo per la squadra ospite. Sì, c'è bisogno di energia, di forze fresche, credo sia il momento giusto questo. Esce e recupera il pallone. Scene. Choupo-Moting. Va via di fisico. Un'altra buona giocata. Bel passaggio. Guidetti. Chambers. Guidetti. Buon pallone filtrante. Non si fa sorprendere. Provano a sfruttare il tiro dalla bandierina per portarsi in vantaggio. Al corner, non corre rischi, sceglie i pugni. Fallo laterale per la spalla. Tomovic. Missiroli. Alabet. Chambers. Buon possesso palla, cercando spazi. C'è spazio per il cross. Cross in mezzo. Gol che arriva a coronamento di un vero e proprio dominio, questo vantaggio strameritato. Assolutamente, Pier, stavano giocando davvero bene. Mi chiedevo appunto quando è che avrebbero segnato. Perfetto il cross, perfetta la scelta di tempo. Ha dovuto solo metterci la testa. Punteggio cambiato, ora siamo sul risultato di 2-1. Biabiani. Scene. Choupo-Moting si avvicina all'area. Contrasto pulito, pallone in out. Scene. Borini. Palla schizza via dopo il contrasto. Hanno metri a disposizione. Missiroli. Ecco Biabiani. Tomovic. Tocco impreciso, pallone recuperato. 600 secondi da giocare ancora. Palla messa dentro. Ha fallito un'ottima occasione per incrementare il vantaggio. Errore da Matita. Rossa questo. Potevano allungare, mettere due gol tra loro e gli avversari, e invece si resta come prima. Punta l'area. Biabiani. Può cercare il cross. Cerca il pallone profondo. Intervento del difensore che spazza. Buon recupero del pallone, possono ripartire. Manca poco al termine della gara con questi ultimi minuti che possono regalarci sorprese. E il portiere recupera il pallone. Un solo gol da recuperare per la squadra di casa, anche se il tempo non è dalla loro parte. Manca davvero poco. Dovranno farselo bastare, Pier. Occhio al cross sul primo palo. Nessun problema per il portiere. Scene. Spazio per il cross.